La viltà nel linciaggio. Ci sono quelli che iniziano il linciaggio, eccetera, e ci sono tanti che si aggiungono per imitazione. Questa è una forma spaventosa di viltà. Perché lo chiami viltà? No, è viltà, è viltà. Perché per me perché... viltà è di quelli che non partecipano, nel senso che non impediscono. Quella è viltà, ma anche viltà. Quella di chi partecipa al linciaggio per imitazione è viltà, perché in realtà è una mancanza, cioè loro sanno che stanno facendo qualcosa di terribile e la fanno per seguire gli altri, per non essere diversi dagli altri, per essere approvati dal gruppo, eccetera. Allora, il linciaggio da questo punto di vista vede sia una forma di base di viltà, che è quella di chi sta zitto lascia fare, ma c'è anche una forma di viltà di chi partecipa. Mark Twain scrive un testo che si chiama Gli Stati Uniti del linciaggio, United States of Lynchdom, in cui dice che fondamentalmente sono una tale massa di vigliacchi questi qua che basta una persona coraggiosa che ferma un linciaggio. Ora, lui forse mitizza, però può succedere, e questo ti dice la viltà, cioè nel senso che di fronte a una persona coraggiosa che si oppone, molto spesso una folla si ferma. Questo ti dice perché la folla è vile. Tutte per me sono vili anche i capi del linciaggio. Perché i capi del linciaggio sono vili? Sono vili perché sanno benissimo di prendersela, di prendersela con persone molto più deboli di loro. È vile ti uccidi un uomo morto di Francesco Ferrucci. Cioè, se tu te la prendi con gente infinitamente più debole di te, è una forma di viltà di altro tipo. Sono tutti aspetti della viltà. Comunque tu hai perfettamente ragione, la viltà di chi sta zitto e non fa niente è una forma di viltà pesantissima. È più difficile da identificare il momento della scelta rispetto a quelli che partecipano, però c'è un momento della scelta anche loro, che è quello di quando potresti fare qualcosa e non la fai. Sono d'accordissimo, per me nel senso, una folla che non si rende conto che quello che sta facendo è sbagliato, che ha luogo nella società in cui... è un comportamento diffuso. Comportamento diffuso, però magari ci sono anche degli individui che non si rendono, non hanno idea che è un'aberrazione del mondo, però comunque lo fanno in maniera pura, quindi non c'è dissidio interno. La viltà diventa una cosa nel momento invece in cui io lo sento il dissidio. Allora, cioè, la mia tesi è che nel linciaggio il dissidio interno di fondo ci sia. E questo paradossalmente... Non è un trascinamento brutto. Non è mai brutto il linciaggio, se guardi poi i casi storici dei linciaggi, eccetera. Ci sono degli elementi rituali fortissimi, cioè non è semplicemente passività, cioè ci sono i passivi, però anche i rituali eccetera dimostrano che tutti questi prendono estremamente sul serio questo gesto, non lo prendono come una cosa che capita, la prendono come qualcosa che comunque è sconvolgente, perché in ogni caso se no non farebbero tutti questi rituali impressionanti, però è una cosa che ritengono dovuta perché devono attestare la superiorità bianca o quello che è.